Grazie. Forse non mi è piaciuto, ero molto nervosa, però ci stava perché comunque c'era tanta stanchezza fisica, quindi quello mi portava un po' ad essere un po' troppo nervosa in certi momenti, però la partita era durissima, quindi non era facile rimanere sempre calmi, tante occasioni, mille occasioni per vincere i game, forse ho avuto vantaggio in ogni game nel secondo set, dal 4-3 al 6-4 lei, in ogni game ho avuto vantaggio, un po' di discussione con l'arbitro, mi sono fatto un po' innervosire. Non era facile perché comunque lei giocava in un modo pazzesco, ogni volta che avevo la palla per vincere il game faceva vincente, quindi era difficile, che ho fatto bene, che sono stata lì, ma questo è il minimo che io devo fare, lottare ogni punto, ogni partita, deve essere così sempre, non penso sia neanche un merito. Magari sono stata brava negli ultimi momenti a rimanere lì, ma comunque potevo benissimo perderla questa partita, è stata questione di niente. Che tu giochi in genere sulle mani di rovescio, infatti per sempre il tuo gioco, che però fa sul rovescio il suo colpo migliore. Migliore, non lo so se è il suo colpo migliore, perché pure di dritto ogni volta che toccava palla era vincente, quindi sì, avevo difficoltà, volevo cercare di prendere un po' più il dritto invece che giocare sempre di rovescio, ma non era facile perché lei mi apriva molto bene, giocare lungo linea non è neanche facile perché appena lo facevo un po' male lei di dritto incrociato mi ammazzava, quindi era veramente questione di niente, provare a spingere, magari aprire un po' più il campo, oggi volevo anche, avevo in testa di essere un po' più aggressiva, magari andare qualche volta a rete, ma veramente giocava sempre lunghissimo, quindi era difficile avere occasioni anche per spingere e andare avanti. Primo match finisce in 3-7 tra 2-2. Ah sì? No, una volta anche in Coppa Squadre in Spagna ci avevo giocato e ci avevo vinto, mi sembra il terzo, quindi. Sì, meno male, se no stava qua 7 ore. No, non lo so, perché quando sei lì le vedi tutte a favore tuo, una risposta di dritto sicura 100% era buona, poi ovvio che può sbagliare o anche rovescio incrociato, comunque punto importante, punto per vincere io il game, te le vedi magari un po' a favore, lì non lo so, sei nervoso e ti viene di rispondere, quindi non... No, no, aiuta no, anzi forse fa pure peggio, bisognerebbe stare zitti, però ogni tanto non si riesce. Ma cos'è che il pubblico che era contro? Mi dispiace, no? Perché comunque per una palla che comunque era fuori, lì ne ha fatto un po' di confusione, alla fine si è rivolto tutto il pubblico contro di me, cioè io cosa ci posso fare? Sembrava ce l'avessero, fosse colpa mia, quindi... dispiace anche perché in quei momenti comunque erano punti pazzeschi, cioè ovvio che... Può essere pubblico, può essere anche per lei, giusto che lo possa essere per lei. Però mi dispiaceva, mi sono fatti nervosire anche lì, quindi. Prima era un preference, che era lucky loser, è infortunato con la schiena, continua ad avere problemi con la schiena anche oggi. Ah sì? Non lo sapevo. Beh, anche oggi ho sofferto parecchio, soprattutto sulle palle basse, quando si piegava si vede che soffriva. Ci hai mai giocato? No. Mai, quindi non l'avevo neanche mai vista giocare, l'ho visto oggi qualche punto, non tanto, sembra tirare forte, quindi vedremo domani. Speriamo, ora ti devo dire la verità, sono abbastanza stanca, quindi speriamo domani di rimettermi in sesto. Almeno c'è solamente il singolare, perché sì. Il finale sì, sì, adesso appunto, però sarà dura lo stesso. L'ultima cosa, secondo te sei più stanca di testa o anche fisicamente? Cioè fisicamente oppure anche di testa? Perché no, c'è stato un livello di energia, credo. Sì, ma questo è peggio per il fisico, cioè quando tu sei mentalmente nervoso ne risente molto il fisico, secondo me. Mentalmente ora non mi sento stanca e fisicamente insomma, mi sento stanca più che di testa. L'ultima cosa, com'è Roberta? Buonissima, è stata lì tranquilla tutta la partita, sicuramente la ringrazio perché comunque
stata lì 3 ore, è stata lì, mi incitava, mi aiutava. È ovvero nervosa, però è stata brava a cercare di calmarmi sempre.